Catturato a Via Grande Andrea Nizza, irreperibile dal 12 dicembre 2014 e dal giugno 2015 inserito nell'elenco dei latitanti più pericolosi dal Ministero dell'Interno. Nonostante la latitanza, il trentenne continuava a ricoprire il ruolo di responsabile dell'omonimo gruppo criminale, articolazione della famiglia mafiosa Santa Paola Ercolano, attivo nel quartiere di Librino. Il blitz dei carabinieri è avvenuto nella notte tra sabato e domenica all'interno di una villetta dotata di tutti i comfort situata alla periferia di Via Grande al confine col comune di Trecastagni. Il latitante, che non ha opposto resistenza durante l'arresto, è stato trovato in compagnia della giovane moglie in gravidanza e di due dei suoi figli. All'interno della villa sono stati trovati anche due giovani coniugi incensurati di 30 e 26 anni, a loro volta arrestati per favoreggiamento personale aggravato dall'aver commesso il fatto per agevolare l'organizzazione mafiosa Santa Paola Ercolano. I due si prendevano cura della famiglia del latitante assicurando adeguata assistenza logistica. La latitanza di Andrea Nizza ha avuto inizio dopo la sua condanna in rito abbreviato nell'ambito del procedimento Fiori Bianchi, essendosi sottratto al provvedimento restrittivo emesso dal GUP. Nel corso della sua latitanza sono stati emessi nei suoi confronti ulteriori provvedimenti cautelari e sentenze di condanna, nessuna delle quali è ancora divenuta definitiva. In particolare, il 22 giugno 2015 era stato raggiunto da un ulteriore provvedimento restrittivo, con cui veniva ritenuto responsabile, in concorso con altri, di omicidio, occultamento di cadavere, detenzione e porto illegale di armi. E ancora il 6 luglio dello scorso anno, con la cosiddetta operazione Cartago, che aveva portato alla sbarra 35 persone, era stato eseguito un provvedimento restrittivo nei confronti del gruppo Nizza, capeggiato proprio da Andrea Nizza. L'esecuzione dell'ordinanza riguardò l'intero quartiere di Librino, eletto dal clan Nizza quale centro di distribuzione di stupefacenti di vario tipo, in particolare di hashish, marijuana e cocaina. L'attività investigativa Cartago aveva preso le mosse dal rinvenimento di un maxi arsenale composto da oltre 50 armi tra Kalashnikov, pistole e fucili, effettuato dai carabinieri sulla scorta delle prime dichiarazioni del collaboratore di giustizia Davide Seminara, uomo di fiducia di Andrea Nizza.